caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ben ritrovati a Un caffè con l'esperto, sono Claudio Campagnolo, siamo come di consueto in Sala Bianca, qui al Caffè Pedrocchi, e l'atmosfera è adatta all'ospite di questa sera. Ho qui di fronte Luigi Borgato, benvenuto. Buongiorno. Borgato, maestro costruttore di pianoforti. Il signore che ho qui di fronte è l'ultimo artigiano che costruisce a mano pianoforti gran coda da concerto. E questa è un po' la definizione che più corretta, Luigi. È una verità, perché attualmente in Europa almeno, ma possiamo anche dire a livello mondiale perché ci conosciamo tutti, è l'unica bottega che costruisce pianoforti veramente a mano, come un liutaio che costruisce i suoi violini. Lei è nato il 21 febbraio del 63 a Gallarate, in provincia di Varese, per pochissimo sotto il segno creativo dei pesci. Rischiava di nascere sotto il segno dell'acquario, però sì. In un certo senso dell'acquario ha questa curiosità che l'ha portata a diventare un fine autodidatta, qualcuno l'ha definita in questo modo, perché il signore che ho qui di fronte, nonostante non abbia, tra virgolette, percorso i classici sentieri accademici, no, che portano alla conoscenza di questo strumento, lei appunto viene dal mondo dell'artigianato, sì. Di cosa si occupava prima di pianoforte? Ma io ero un appassionato di meccanica, quindi ho avuto all'inizio questa passione, questa curiosità dei motori, di tutto questo mondo, che poi è quello che mi ha portato successivamente al mondo aeronautico come passione. E poi la passione della musica e questa attenzione per la meccanica mi ha portato a scoprire la macchina musicale del pianoforte. La macchina musicale del pianoforte, ma lei a un certo punto, giovanissimo, aveva questa passione, no, nei confronti della musica, e ha deciso di imparare a suonare uno strumento. Sì. E si è rivolto a quello che è stato, in un certo senso, il suo San Paolo sulla via per Damasco, no? Colui che le ha aperto un mondo. Vogliamo ricordare il nome di questo maestro? Io iniziai a studiare pianoforte con un maestro padovano alla fine dell'82, quindi molto avanti, che era il maestro Mario Trevisiol. Abitava qui in via Roma e iniziai a fare lezioni di pianoforte con lui. E lui mi introdusse subito alla passione per il bel suono, oltre che per la musica. Quindi subito curare il gesto, curare il tocco alla tastiera, al pianoforte, ed è stato, secondo me, il mio maestro del suono. Ecco, il tocco alla tastiera è determinante, perché questo porta alla vibrazione delle corde, insomma tutta quanta, uno studio che lei tra l'altro ha approfondito sempre in maniera molto personale. Ma diciamo che il pianoforte è l'unico strumento, io dico, che non ha un nome. Piano e forte potrebbe essere qualcosa che si potrebbe allegare a qualsiasi strumento. È un ossimoro, direbbe, esatto. Qualcuno che ama parlare bene. Però questa, no? Grande invenzione che il Bartolomeo Cristoforo, il nostro inventore padovano, è stato quello di apportare all'epoca al clavicembalo questo meccanismo che si potesse suonare piano e forte, da cui ha preso il nome, insomma. E quindi consideriamo che oggi nel pianoforte moderno, la sua complessità, la meccanica che c'è all'interno, il capire come dosare al momento giusto e far uscire il suono è un po' come modulare la voce di un attore, di un cantante. E le possibilità sono migliaia, diciamo, e lì si differenziano anche i pianisti. A proposito di pianisti, lei ha un laboratorio a Sossano, in provincia di Vicenza, e potremmo dire che è il caso in cui la montagna vada a Maometto, perché lei ha tantissimi artisti di grande caratura internazionale che la vengono a trovare nel suo laboratorio e hanno parole, entusiaste, no, nei confronti dei suoi strumenti. Ma perché lei riesce ad affascinare così tanto gli artisti? Che cosa hanno in più i suoi pianoforti? Ma intanto sono pianoforti veramente, io lo posso dire anche con grande prudenza, che hanno un'anima, perché sono costruiti uno a uno. Quindi si segue la lavorazione, seguono tutte le lavorazioni, la scelta dei legnami, dei materiali e poi tutta una serie di varianti che noi abbiamo fatto all'inizio, perché abbiamo subito apportato un brevetto, quello di aggiungere una corda in più dove gli altri strumenti continuano per tutta la tastiera con tre corde,
E noi abbiamo preso un'idea di Beethoven del 1823 che fa adottare ai suoi strumenti una corda in più, quattro corde percosse. Questa idea molto bella del fortepiano, all'epoca si parlavano di strumenti molto esili, strumenti totalmente in legno, l'abbiamo adottata sul pianoforte moderno. Questo fu il motivo anche che mi ha spinto... E fu il suo primo brevetto, tra parentesi. Che mi ha spinto a costruire questo pianoforte. Attenzione, perché tra poco torneremo a parlare con Luigi Borgato della sua ultima creatura, che è una creatura strepitosa. Pensate, 15.000 pezzi lavorati tutti a mano, assemblati in questo strumento che pesa oltre 700 kg e che si può definire il pianoforte gran coda più importante, più lungo del mondo. Tra poco ne parleremo con Borgato, linea alla rete. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Nuovamente in studio, siamo qui con Luigi Borgato, maestro costruttore di pianoforti. Abbiamo anticipato poco fa, prima della pausa pubblicitaria, di questa sua creatura presentata proprio quest'estate, nell'agosto del 2017, e che è il Grand Prix. Il nome che abbiamo dato è Grand Prix, è un pianoforte di 3,33 metri. 3,33 metri. Quanto è grande invece un normale gran coda? Normalmente il gran coda va dai 2,75, lo Steinway, che è il pianoforte di riferimento, ai 2,74 che danno proprio come specifiche tecniche la casa. Quindi lei ha dovuto allungare le corde di quanto? Abbiamo apportato una lunghezza partendo da 51 cm, partendo dalla nota bassa. Facciamo un esempio: normalmente la prima nota del La che troviamo al pianoforte potrebbe essere circa 2 metri e noi siamo partiti con 2,51 m. Di conseguenza abbiamo allungato fino a metà tastiera, perché poi, andando verso le frequenze acute, l'ultima nota, che è un Do, il massimo che si può fare è 52 mm di corda vibrante. Una bella sfida. Ma quanto ci si impiega a realizzare un pianoforte? Noi nei nostri pianoforti, nel gran coda che facciamo, siamo circa sulle 1100 ore a strumento. Andiamo a ore, perché ogni pezzo viene fatto, poi viene messo a stagionare. Anche l'asta, la semplice asta che tiene il coperchio, una volta costruita va messa 13 mesi in stagionatura. Cazzo. Poi va verniciata e va assemblata. La semplice asta che tiene aperto per il coperchio. Anche il telaio di ghisa che c'è dentro deve avere almeno una stagionatura di 15 mesi, perché anche il metallo si stagiona, e le tavole armoniche hanno minimo 5 anni di giacenza. Ma è vero che lei utilizza il famoso abete armonico, che ha un costo pazzesco al metro cubo, se non vado errato, 28.000 euro. Sì, questi sono i costi del mercato che noi troviamo. È un abete però particolare, che ha una qualità di suono che la maggior parte degli abeti non ha. Faccio un esempio: si misura a metri al secondo, sono abeti che possono superare i 5.500 metri al secondo. Tenga conto che un abete normale non va oltre quindi la propagazione, 3.000 metri. Quindi il doppio della propagazione normale del suono Sono abeti che nascono, che vengono selezionati, alberi che nascono dai 1.500 ai 1.800. Nella terra di Papa Ratzinger, lei mi noi ricordava. Andiamo a recuperare questo materiale a Passau, che c'è questa zona dove nasce questo abete particolare. Ne abbiamo anche qui in Italia di zone dove nascono gli abeti armonici. Noi per la nostra scelta abbiamo scelto quella zona che secondo me per i pianoforti è migliore. Ci fermiamo ancora un istante e torniamo tra poco.
Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Torniamo al Grand Prix 333, questo il nome, no, di questo pianoforte, che lei naturalmente non ha costruito per entrare nel Guinness dei primati, no, ma perché ha colto che in certe atmosfere musicali il pianoforte soccombe in un certo senso, no? in certe partiture, e quindi lei ha pensato ad uno strumento che fosse in grado di reggere, no, questo tipo di sfida. Io dico sempre che è la musica che ci guida. Ci sono dei compositori che hanno scritto delle pagine, a parte belle, importanti, ma che sono sempre state una guida per i costruttori di strumenti musicali. Direi che hanno anticipato di molto l'evoluzione dello strumento musicale. Allora, ci sono stati dei concerti che spesso andavamo a sentire e vedere, concerti ad esempio di Prokofiev per pianoforte e orchestra, o i concerti di Rachmaninoff, che quando sei in alcune sale, ci sono queste orchestre molto anche grandi, pianoforte, insomma, è sempre nella linea rossa, no? Senti che c'è l'esigenza di qualcosa di più. Allora, con questi concerti ho detto, ma forse si potrebbe spostare il limite. Noi, secondo me, noi italiani abbiamo a volte questo piacere di vedere cosa c'è oltre, no? E io dico che questo è molto italiano. Senta, lei, prima abbiamo citato questi grandi artisti che la vengono a trovare. Uno è Radu Lupu, no? Se non vado errato, il quale cosa ha fatto di preciso? Radu Lupu, ci fu questo incontro nel 94 a Vicenza, lui suonava, aveva un concerto al Teatro Olimpico e noi avevamo chiesto se era possibile far provare questo strumento in una sede staccata. Lui arrivò, fu disponibile a provare questo strumento, ci lavorò un'oretta, poi mi disse: ma vorrei provarlo il giorno dopo, magari se fosse possibile togliere qualche grammo alla tastiera. Allora durante la notte rivedemmo i pesi della tastiera e togliemmo qualche grammo, un paio di grammi, no? La mattina dopo si chiuse in questa stanza, non volle nemmeno la moglie e si mise a lavorare un'oretta. Uscì da questa stanza e disse: è possibile fare il concerto con questo strumento stasera? E da lì ha sostituito lo strumento che c'era già in palcoscenico al Teatro Olimpico di Vicenza. Senta, chiudiamo con questo oggettino che lei ci ha portato e che per lei rappresenta un ricordo particolarmente importante. Di che si tratta? Questo qui è un carillon che mi ha regalato nell'83 il mio maestro, il mio famoso maestro di musica, che è questo Mario Trevisiol. Siccome lui amava Schumann e mi disse: guarda, ti regalo questo, che sia un po' così, quando hai voglia, no, te lo suoni. Ed è un pezzo per pianoforte e questo qui lo conservo perché è troppo bello. Chiudiamo dando un dato. Sappiate che questo Grand Prix del maestro costruttore di pianoforti Luigi Borgato ha un costo veramente accessibile, circa 300.000 euro, però per il momento non è in vendita. Però il prezzo non è ancora del tutto definito. Potrebbe anche crescere, secondo lei? Sicuramente l'IVA è a parte. Ah, ok. Allora, grazie per questo dettaglio tecnico del maestro costruttore di pianoforti Luigi Borgato e vi do appuntamento alla prossima puntata di Un caffè con l'esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.